box di oggi è il book di oggi è Zagazoo, scritto da Quentin Blake e pubblicato da Camillo Zampa. Adesso vi leggo la trama. Da quando il postino ha portato uno strano pacchetto per Giorgia e Bella, le cose hanno iniziato a cambiare e cambiare e cambiare. Niente è stato più come prima. Sono stanca. Adesso vi faccio vedere un po' le figure, come in tutti i libri. Lo svolgimento. Ok, adesso vi faccio vedere un po' di pagine. Prima di tutto, però, comunque, questo qua non si può confondersi è lo stile di Quentin Blake. Non si confonde mai. Lo riconosco subito, sono. Questi qua sono George e Bella. Hanno molte, molte cose insieme. Però un giorno gli arriva uno strano pacco. Questo è sempre Giorgia Bella. Guarda, ma dentro il pacco c'è un inquietante bimbo. Un bimbo. Ma poi... Ok, adesso mi fermo perché. Ok, insomma, questo libro racconta di questi due, Giorgio e Bella, che stanno insieme, si divertono, però un giorno gli arriva uno stranissimo pacchettino. E dentro cosa trovano? Un bambino! Che si prendono cura del bambino, a volte fa qualche bisognino, però come noi quando eravamo piccoli. Però un giorno si trasforma in un animale. Adesso vi racconto la cosa che fa sempre Quentin Blake, perché questo bambino si trasformava in animale e poi c'è scritto ma poi boom. E c'è un continuo tipo di queste cose. E abbiamo fatto è una curiosità grandissima questa. Io dicevo ma poi in ogni pagina c'era ma poi e ogni animale che ti trasformava a Zagazoo, come in questo. Non la fine. Qua un drago, poi qua ma poi. E poi e quindi secondo me questo libro racconta la vita, racconta la nostra vita. E però un giorno, adesso mi sono dimenticata, si trasforma in un ragazzo molto molto gentile, aiuta la mamma e il papà, e un giorno trova una ragazza a cui piace e lui piace a lei. Lei piace a lui e lui piace a lei. E così si innamorano. Vanno da Giorgio e Bella e gli dicono la novità. Però loro si sono trasformati. Trasformati in punta di domanda. Cioè, non si sono trasformati in punta di domanda. Lo scoprirete quando lo leggerete. Ok, ciao a tutti. Se vi è piaciuto questo video, mettete un pollicione. Ciao a tutti e ci vediamo nei prossimi video.